Buonasera e bentrovati a questo appuntamento con l'informazione locale di Icaro TG, i titoli principali dell'edizione di oggi. Percepiva il reddito di cittadinanza ma aveva intestato a suo nome l'immobile di un ex albergo, riminese nei guai dopo essere stato scoperto dalle Fiamme Gialle. Il Metromare sabato 23 inaugurerà col taglio del nastro a Riccione e il Brindisi a Rimini, giovedì un'anteprima per le scuole. La violenza sulle donne è un fenomeno che purtroppo non accenna a diminuire. I numeri locali alla presentazione della marcia è per te. Traffico e fila all'ingresso con qualche mugugno stamattina a Rimini per le offerte speciali del nuovo punto vendita Comet in via Flaminia. Aveva intestato a suo nome un immobile che vale 800.000 euro, un ex albergo non più attivo in provincia di Rimini, ma allo stesso tempo percepiva il reddito di cittadinanza oltre alla pensione di anzianità. Secondo la Guardia di Finanza, il beneficio del reddito goduto da un settantenne era frutto di dichiarazioni non veritiere. Unico componente del nucleo familiare, il pensionato aveva attestato di non possedere altri redditi, ma solo una pensione sociale. Si è ben guardato di dichiarare le proprietà immobiliari, hanno rilevato le Fiamme Gialle, e così ha ottenuto una certificazione ISEE alterata, ma idonea appunto ad avere il reddito di cittadinanza. Per evitare i controlli, inoltre, aveva dichiarato un diverso indirizzo di residenza. L'anziano è stato denunciato alla Procura di Rimini e agli uffici INPS per la revoca immediata del beneficio per il recupero delle somme percepite indebitamente. Gli agenti della polizia locale del distaccamento di Viserba hanno scoperto un'officina abusiva nel garage di un condominio Acer. Intervenuti sul posto, a seguito di numerose segnalazioni, hanno trovato il meccanico, un quarantenne di origine svizzera, intento a lavorare su un veicolo parcheggiato in strada con altri mezzi sul piazzale attiguo in attesa di riparazioni. Per l'uomo, privo di qualsiasi autorizzazione, è scattata una sanzione di 5.165 euro, oltre al sequestro cautelare di tutte le attrezzature. Il quarantenne è stato anche deferito all'autorità giudiziaria per la presenza nell'officina di un vero e proprio deposito incontrollato di rifiuti pericolosi, batterie, filtri dell'aria, pasticche dei freni, oltre 50 litri di olio esausto e residui liquidi. Saranno i più giovani a testare per primi il Metromare prima della corsa inaugurale prevista per sabato 23 novembre. La preview dell'inaugurazione è in programma per giovedì 21 novembre alle 10. Quel giorno alcune classi delle scuole elementari e medie delle due città saliranno sul Metromare ai capolinea lungo il percorso per il primo viaggio. Prova Metromare sarà invece il claim che accompagnerà il primo weekend. L'inaugurazione sarà poi sabato alle 13.30 con la prima parte che è in programma al capolinea della stazione di Riccione, dove ci sarà il taglio del nastro. Gli ospiti si trasferiranno poi a Rimini. Sul piazzale antistante il bike park sono in programma gli interventi delle autorità e il Brindisi. Per tutte le giornate di sabato 23 e domenica 24 il Metromare sarà gratuito. In occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, il 23 novembre torna a Rimini la marcia È per te. In occasione della presentazione sono stati anche diffusi i numeri di un fenomeno che purtroppo non accenna a diminuire. In 10 mesi sono stati 497 gli accessi agli sportelli attivi nella Casa delle Donne, 144 le donne coinvolte nel progetto Daphne dell'AUSL dedicato a chi ha subito violenze psicofisiche, 236 in prevalenza italiane quelle accolte e seguite dal centro antiviolenza Rompi il Silenzio e ancora 20 donne con 24 figli minori ospitate nelle 4 case rifugio del territorio. Non sono solo numeri, ma persone, storie e sofferenze che raccontano come la violenza sulle donne sia un fenomeno drammaticamente quotidiano anche a Rimini. Fondamentale per intercettare le tante richieste d'aiuto, la capacità di fare rete. La necessità principale delle nostre donne riguarda in questo momento la ricerca del lavoro, la possibilità di affermarsi nuovamente magari in un nuovo territorio, quindi è necessario che ci sia la collaborazione di tutti i settori. Per quanto riguarda la prevenzione invece è decisamente importante che tutti quanti teniamo gli occhi ben aperti.
aperti, ma a volte anche gesti piccolissimi o il piccolo consiglio, ma magari prova a telefonare al centro antiviolenza o cerca di farti aiutare, potrebbe essere determinante per salvare la vita anche a una persona. Da sottolineare in questo 2019 l'aumento degli uomini maltrattanti che si sono rivolti al centro LDV, da un centinaio a ben 216. Quando un uomo compie certe azioni, inizialmente le prende con molta superficialità, non rendendosi conto delle reazioni e delle conseguenze che quel comportamento violento può avere. E avere a disposizione dei numeri verdi, dei centri gratuiti dove gli uomini possono telefonare, prendere un appuntamento e seguire un supporto, un percorso psicologico, lì, come è successo, può far uscire dalla violenza, interrompere quel circuito di violenza e far rinascere quelle persone, le loro donne e le loro famiglie. In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, sabato 23 novembre tornerà per l'ottavo anno a Rimini l'appuntamento con È per te. Il corteo partirà da Piazza Francesca da Rimini e percorrerà il centro storico per arrivare poi in Piazza Cavour, un'occasione importante per dire no ad ogni violenza di genere. Oggi sono stati presentati il calendario storico dei Carabinieri all'87esima edizione e l'agenda storica 2020 dell'Arma. Il calendario racconta storie di dedizione, quotidiano eroismo dei Carabinieri attraverso i disegni di Mimmo Paladino e i testi di Margaret Mazzantini. A fianco della presentazione nazionale il calendario è stato presentato anche nei comandi provinciali e a Rimini con un orgoglio particolare, perché per il mese di ottobre è stata scelta proprio una storia locale. Questa cosa mi ha da una parte colpito perché mi fa vedere come Rimini ormai è a livello nazionale e ripeto anche internazionale, perché sappiamo che questo calendario con una tiratura di 1 milione di copie raggiunge ormai qualsiasi casa d'ufficio a livello nazionale ma anche internazionale. Vedere Rimini che anche sul calendario riesce a ritagliarsi la sua bellissima fetta di importanza mi ha veramente dato una grandissima soddisfazione. Tra l'altro devo dire che mi ha anche colpito intensamente perché viene raccontata una storia che per noi è una storia semplice, ordinaria, ma che il lettore quando la legge rimane colpito per il cuore che ci mettono questa normalissima pattuglia di carabinieri della stazione di Viserba che interviene un giorno qualsiasi, in un turno di servizio qualsiasi, allorché un signore che lavora lontano chiama i carabinieri per chiedere notizie sul proprio anziano genitore che è a casa, allettato, poverino, non riesce a rispondere alle chiamate del figlio. Quindi il figlio è preoccupato, è lontano, non può giungere, non ha altri parenti sul posto. I carabinieri rapidamente vanno a casa, provano a chiamare l'uomo, ma l'uomo non risponde, il signor Giuseppe non risponde, irrompono quindi in casa, lo trovano riverso al suolo. L'uomo è caduto dal letto, con il volto ferito, rivolto sul pavimento. I militari intervengono, fortunatamente l'uomo è ancora vivo, quindi lo rianimano, chiamano anche i soccorsi, il 118, l'uomo dopo un po' si riprende e quindi viene salvato da quella sua sorte che se non fossero intervenuti celermente i militari sarebbe stata comunque segnata. Quindi un'azione bellissima al punto tale che quest'uomo alla fine ringrazia i carabinieri, li chiama pure i figli, data l'età, perché probabilmente i militari avevano la stessa età del proprio figlio. Uno dei due militari si commuove dicendo che lui appunto non era più figlio da tanti anni perché aveva perso il papà, che era anche un carabiniere in servizio, quindi lui l'aveva conosciuto per pochissimo tempo e quindi non era più figlio da tanti anni. Ringraziamo quindi il signor Giuseppe di averlo riconosciuto come figlio. Restiamo in ambito delle forze dell'ordine. Dal 18 al 20 novembre il Pala Congressi di Rimini ospiterà il 9° congresso nazionale del SAP, il sindacato autonomo di polizia. Ad aprire il programma lunedì sarà un seminario con Elena Pagani, la poliziotta anconetana autrice dell'identikit di Gerlain Boutungou, decisivo nelle indagini sugli stupri di Rimini. Martedì ci sarà il convegno Sicurezza tra teoria e realtà, con la presentazione del libro dell'ex segretario del SAP Gianni Tonelli, oggi parlamentare. Il digiuno della legge.
Con questo libro cerco di realizzare nel corso di 30 anni una panoramica del mondo della sicurezza, dei pregi, difetti e soprattutto per individuare delle soluzioni. Questa è la storia anche del sindacato autonomo di polizia, delle sue battaglie storiche e delle motivazioni che hanno determinato la sua nascita, che verrà ampiamente illustrata, sostenuta nel fine degli anni 70 proprio anche da Indro Montanelli e dal giornale. Sarà presente Gianmarco Chiocci che modererà i lavori, il direttore della DN Cronos. Ci sarà Alessandro Sallusti, direttore del giornale, e Marcello Veneziani e anche l'onorevole Nicola Molteni, ex sottosegretario agli interni. I love polizia. Questa è la battaglia, nel tenore del libro, anche proprio contro il partito dell'antipolizia, contro un pregiudizio ideologico verso coloro che vestono la divisa, contro tutti coloro che invece di sostenere i difensori di questa comunità, alla fine invece li avversano. Elena Pagani è un'eccellenza della nostra amministrazione, una maestra d'arte, ed è la collega che ha realizzato l'identikit del purtroppo noto stupratore di Rimini. Con quel disegno ha raggiunto il record mondiale di somiglianza con il 98,9% di punti in comune di somiglianza. È veramente un'eccellenza, spiegherà come ha realizzato quell'immagine e come sviluppa il proprio lavoro in favore della collettività. Taglio del nastro questa mattina per il nuovo punto vendita della Comet in via Flaminia a Rimini. All'ingresso, già prima dell'orario di apertura, si erano formate lunghe code con ripercussioni anche sul traffico che poi sono proseguite per tutta la giornata. Traffico sulla statale, parcheggio benché ampio, tutto pieno e lunghe code già da prima dell'apertura per riuscire ad entrare in negozio. L'inaugurazione della nuova sede Comet a Rimini non è certo passata inosservata, complici gli sconti e il sottocosto, con numero di pezzi limitati, sulla merce in vendita, dalle TV agli elettrodomestici, passando per smartphone, DVD e computer. Vista la gran mole di clienti, il personale ha gestito gli ingressi. E non sono mancati neppure alcuni malumori tra chi stava entrando dopo aver a lungo atteso e chi invece ancora doveva mettersi in fila. Il nuovo concept store si trova in via Flaminia 281, una struttura commerciale di 6.000 metri quadri, di cui 3.200 di vendita al dettaglio e 2.800 di commercio all'ingrosso. In questo modo l'obiettivo è creare una sinergia tra i settori dell'elettronica da consumo e la vendita all'ingrosso di materiale civile ed industriale. Con la nascita del nuovo store ha chiuso invece i battenti la sede di via Nuova Circonvallazione, sempre a Rimini. È stata presentata questa mattina l'iniziativa Più Alberi in Città, che vede il Comune di Rimini ed ERA collaborare per allargare il patrimonio arboreo cittadino. L'obiettivo sono 100 nuove piante. Sarà il Parco Marecchia a godere dei nuovi alberi che saranno piantumati grazie al progetto Più Alberi in Città, che vede una partnership tra Comune di Rimini ed ERA. Ad ogni 25 nuovi utenti dei due centri raccolta che si trovano in via Macanno e in via Celia Viserba, la Multiutility regalerà un albero. Nella speranza di riuscire a piantare più di 100 alberi grazie a questa iniziativa con ERA, oltre 100, perché 100 sono quelli verosimilmente raggiungibili grazie al numero di nuovi utenti che ogni anno i centri per l'ambiente e i centri di raccolta dei rifiuti ricevono. Viene considerato un nuovo utente anche chi non è andato nell'ultimo anno. Quello che abbiamo presentato oggi è una delle iniziative che abbiamo pensato per poter incrementare l'utilizzo dei centri di raccolta. Abbiamo abbinato questa esigenza generale a una richiesta che veniva specificatamente dall'amministrazione comunale di Rimini di ulteriori piantumazioni sul territorio. Un'iniziativa per spingere i cittadini ad un maggiore uso delle stazioni ecologiche, da cui oggi transita solo il 14% del materiale differenziato, e per provare a limitare l'abbandono di rifiuti per strade fuori dal cassonetto. Oltre a sostenere l'iniziativa e dare così una mano al verde cittadino, ci saranno anche sconti sulle bollette della Tari. Per tutte le quantità di rifiuti raccolti in maniera differenziata che vengono portati ai centri per l'ambiente è associato uno sconto sulla Tari che il cittadino ottiene sulla prima bolletta Tari dell'anno successivo. E
si può raggiungere quando il cittadino è particolarmente attivo nel portare i rifiuti ai centri di raccolta uno sconto di qualche decina di euro sulla tari annuale. Il terzo vantaggio è quello che avremo una migliore raccolta differenziata, nel senso che ai centri per l'ambiente si possono portare dei rifiuti che i normali cassonetti non potrebbero accogliere, non dovrebbero accogliere. Mi riferisco ad esempio alle vecchie vernici, alle lampadine, ai neon e ai piccoli elettrodomestici che non funzionano più. La puntata della nostra trasmissione I giorni della Chiesa, in onda questa sera alle 20:35, è dedicata alla giornata dei poveri che sarà celebrata domenica in diocesi con la messa e il pranzo nella parrocchia di San Giuseppe al Porto, un'occasione per parlare dell'impegno della Chiesa riminese nei confronti delle persone più fragili. In studio il vicario generale, il direttore della Caritas, un rappresentante della Protezione Civile e due volontari della Capanna di Betlemme. Ci sarà anche la testimonianza di Pino, cinquantenne romano, entrato nella famiglia della Papa Giovanni XXIII dopo tanti anni vissuti in strada, ai margini. Pino, 2 anni fa, in occasione della prima giornata dei poveri, sedette a tavola in Vaticano di fronte a Papa Francesco e con lui scherzò anche sul menù del pranzo. Vi ricordo questa sera alle 20:35 su Icaro TV. Siamo in conclusione, vi ricordo anche il nostro sito di informazione newsrimini.it. Grazie a tutti voi per averci seguito dalla redazione, l'augurio di una buona serata.